Nereo Rocco, la nazionale italiana, gioca anche oggi con il segno di lutto al braccio. Ed ecco, Italia-Olanda è cominciata. Bettega ha vinto il primo duello con Portsliet, Rossi, ancora Bettega, il cross, il passaggio indietro è stato di Willy van de Kerkhove, uno dei due fratelli gemelli. Della nazionale olandese, ecco Brands, il giocatore che nel bene e nel male fu il protagonista della partita di Buenos Aires, segnò l'autogol del nostro vantaggio nel primo tempo, segnò anche un gol nella ripresa. Il primo di colpo di testa è stato di Collovati, ecco René van de Kerkhove, pericolosissimo il suo cross toccato da Zoff, deviato in calcio d'angolo da Antognoni. È il primo minuto di gioco, gli olandesi battono un tiro dalla bandierina. E Brands che lo ha battuto, colpo di testa di René van de Kerkhove. Ed ecco il primo tiro verso la rete da lontano ed è stato effettuato da Portsliet. Venuto avanti Oriali, applauditissimo dal pubblico di casa, che ha già applaudito anche Collovati. Ha messo a lato Van Crai, che gioca nel ruolo di Kroll, assente per infortunio, dopo la rimessa in gioco di Oriali. Bellissimo il tiro al volo di Bettega. Bellissimo tiro al volo di Bettega. Sul cross di Cabrini. Era Van Crai a toccare la palla, la manovra adesso Wildschut, Scirea, Cabrini, Bettega. Rossi. Va a terra Rossi nello scontro con Portsliet. Poi cade sul pallone Rossi e l'arbitro per ostruzione comanda un calcio di punizione in favore della squadra olandese. Peters fermato a metà campo, Tardelli, Gentile, Antognoni. Il colpo di testa di Rep ha fermato il pallone, ma prosegue Cabrini, quale tira direttamente verso la rete. In diagonale il suo pallone taglia l'area di rigore olandese e termina sul fondo. Tiro di Cabrini. Dopo 4 minuti di gioco a San Siro, Italia e Olanda 0-0. Wildschut. Billy Van de Kerkhove. Van Crai. Brands. Billy Van de Kerkhove. A fondo di Rett. Antognoni lo ha fermato. Oriali, Antognoni. Vince un contrasto. Rossi. Antognoni di forza, Rossi, fallo su Rossi,
lo ha commesso Jansen, che è il capitano. 60 le sue presenze nella nazionale olandese. Jansen numero 6. Gentile, Tardelli, perfetto il lancio su Gentile, fallo su di lui da parte di René van de Kerkhove, calcio di punizione in favore della squadra italiana. Batte la punizione Causio. Gentile, Antognoni, su corta respinta, tiro di Antognoni, distante però dai pali di Shriver, tiro di Antognoni, dopo 6 minuti di gioco. Vediamo in azione Phil Schultz. Van Krij, con un attacco sulla destra, portato da Rep, Jansen, fermato Jansen da Antognoni, Oriali, Pollovati, la sua prima azione in maglia azzurra con tiro è un'azione offensiva, Gentile, René, Pollovati aveva anticipato René van de Kerkhove, il quale però lo ha spinto, alle spalle la partita riprende in grande sorpresa dell'olandese con un calcio di punizione in nostro favore che Shirea manda su Zopp. Shirea, Gentile. Ha messo fuori René van de Kerkhove. Rimessa in gioco di Gentile, Shirea. Causio al centro, malinteso Tardelli Gentile. E Wildschut viene in avanti, elegante Shirea lo ferma in faro laterale. Rimessa in gioco di René. Van Krij, era in fuorigioco René van de Kerkhove e per tale motivo la partita riprende con il calcio di punizione in favore degli azzurri. L'ho battuto Shirea, viene in avanti Causio, il lancio di Causio è stato fermato da Wildschut che poi ha mantenuto la palla in campo. Il secondo intervento di Causio mette fuori, ma tocca per ultimo l'olandese, talché la rimessa in gioco è azzurra e la effettua Gentile, Shirea. Deviazione di René van de Kerkhove, palo laterale, rimessa in gioco di Paolo Rossi a Shirea. Bettega, è il gol. Bettega controlla un difficilissimo pallone al centro dell'area di rigore e porta in vantaggio gli azzurri. Bettega ha segnato al nono minuto del primo tempo. ...1-0 per la squadra azzurra, ha segnato Bettega. Abbiamo atteso un replay che non si è visto. Palla sul fondo, non è calcio d'angolo come pretendeva Reppe, autore della puntata olandese. Rimessa in gioco per gli azzurri che conducono per 1-0 dopo 9 minuti di gioco. Ha segnato Bettega.
Gentile. Fallo di René su Gentile. Calcio di punizione. Lo batte lo stesso Gentile. Oriali. Su Oriali è intervenuto Peters e ha messo in palo laterale. Causio. Rimessa in gioco per Antonioni. Su Antonioni è intervenuto il libero Van Crai, calcio d'angolo in favore degli azzurri. 1-1 il conto dei corner in questo momento. Undicesimo minuto, l'Italia in vantaggio per 1-0. Dalla bandierina Causio ha alzato Willy van de Kerkhove in faro laterale. Rimessa in gioco ancora di Gentile. Causio. Gentile al volo in area. Van Crai, Antonioni, fuori gioco. Fuori gioco di Rossi. Classico scatto in avanti di tutto il pacchetto difensivo olandese e fuori gioco di Rossi. Il passaggio in avanti è stato di Portvliet, quello di testa di Jansen. Attacco di Kist ha girato con molta eleganza e calma da Collovati. Oriali. Il lancio era per Tardelli che si era liberato, bloccato dalla difesa. Una finta di Rep, ma l'intervento di Scirea mette fuori prima che possa impossessarsi della palla di Lee van de Kerkhove. Ecco René van de Kerkhove. Ecco di lì. Ancora René. Cambio in famiglia tra i De Kerkhove, ecco ancora di lì. Finalmente gli olandesi cambiano gioco su Van Crai. Bettega di testa interrompe l'azione, mette a terra la palla Oriali. Finte di Oriali, Bettega, anticipata da Jansen. Kist, Jansen, Rep, Kist. Ancora con molta eleganza e applauditissimo Collovati ha fermato l'avversario e viene in avanti Bettega. Va a terra l'avversario, Bettega ha avuto la meglio, cross di Bettega di Lee van de Kerkhove. Vediamo in azione Peters. René van de Kerkhove. Ha liberato Collovati, che però è stato colpito d'incontro da René van de Kerkhove, ed è a terra Collovati. E a terra Collovati e Causio mette fuori. Incidente a Collovati, l'esordiente che aveva iniziato così bene questa partita, è intervenuto su René van de Kerkhove, il quale non ha frenato il suo slancio e lo ha colpito d'incontro. Incidente ad Oriali dopo 14 minuti di gioco. Vedete Causio che cerca di spiegare la dinamica dell'incidente. Incidente che mi è parso che con un po' di buona volontà René van de Kerkhove potesse evitare. L'applauso di San Siro è tutto per Collovati che accenna a riprendere il suo posto. Il professor Vecchiet e il massaggiatore della casa lo hanno assistito. Doppica ma riprende il suo posto. Collovati, eccolo in azione. Ha tolto la palla a Kist. Tardelli. Il rimpallo favorisce il guardiano di Tardelli che era Vilschut. Ed ecco Kist. Apre verso Portvliet. E mantiene la palla in campo. Ecco, fa partire il suo cross. Colpo di testa di Collovati.
Jansen. Gentile. Ancora Gentile. E c'è il cartellino giallo per Gentile, che aveva ricevuto un fallo in gioco pericoloso con entrata a gamba tesa da parte di Billy van de Kerkhove. E ha reagito, tanto che Billy van de Kerkhove è adesso a terra. E il calcio di punizione è in vantaggio degli azzurri, perché l'arbitro aveva interrotto prima del fallo di reazione di Gentile soltanto per il gioco pericoloso di Willy van de Kerkhove. Peters, Fortvliet, Van Kraai, Bilschut, Scirea, Tardelli. Il lancio di Causio verso Rossi, colpo di testa di Wildschut. Bettega poi riconquista un pallone su Jansen, che senza troppi complimenti lo mette a terra. Calcio di punizione in favore della squadra azzurra. Speriamo che queste scaramucce non degenerino. Sulla palla è Causio. Tiro di Antonioni, parato in presa da Schrivers, mentre su di lui convergevano, avete visto, Rossi e Bettega. Siamo al 18° minuto del primo tempo, 1-0 per gli azzurri, con il gol di Bettega segnato al 9° minuto. Adesso c'è un fallo commesso da Tardelli, la punizione battuta da Portvliet. Questo è Van Kraai. Bilschut riceve. René van de Kerkhove. Billy van de Kerkhove. Il suo lunghissimo lancio è fermato da Scirea, poi la rovesciata di Collovati, Scirea, Bettega, apertura su Tardelli, molto bella da parte di Bettega, vola Tardelli, entra in area, calcio di rigore, giustissimo, non è entrato nemmeno sulla palla, si trattava di Forte Vigliette, ed è calcio di rigore. Brandt, anzi, sempre lui protagonista degli incontri tra Italia e Olanda. Brandt è entrato su Tardelli, ignorando completamente la palla. Ecco, rivediamo l'azione. Vede, Tardelli si è allungato la palla. E Brandt interviene sul nostro giocatore, non toccando per nulla il pallone. Calcio di rigore affidato a Paolo Rossi. Diciannovesimo minuto. Paolo Rossi, ed è gol. Rossi raddoppia su calcio di rigore al 19° minuto, aggiungendo il suo gol a quello di Bettega segnato al 9°. Adesso il punteggio è 2-0 in favore della squadra italiana. La palla Bettega, in recupero Jansen, Van Kraai seguito da Rossi,
bello il dribbling di Van Crai, lo scambio con Peters, Collovati di testa, Antonioni, Collovati, Antonioni, Rossi, Bettega, Collovati, Gentile, Causio, Gentile, riconquistano la palla gli olandesi e va via Billy van de Kerkhove. Ma Scirea lo anticipa in velocità e fa intervenire il lontano Zopp. Scirea, Antonioni alza un bel pallone per Gentile che glielo ritorna di testa, interviene Causio, verso Oriali che riesce a prolungare la palla verso Rossi che chiama Gabrini, ancora Rossi, ha allontanato Rep il pallone dopo aver commesso fallo su Rossi, calcio di punizione in favore degli azzurri, uscita di Schrivers, decide di appoggiare al vicino Van Crai, Billy van de Kerkhove, ha toccato Phil Schutz, ancora Van Crai, Kist, passaggio indietro per Janssen, apertura per René van de Kerkhove, Gentile, ha messo fuori Gentile, rimette in gioco di René van de Kerkhove, Janssen raccoglie Causio, malinteso tra due olandesi che restituiscono la palla a Causio, si trattava di Billy van de Kerkhove e Phil Schutz. Fallo molto evidente di Fort Vliet su Bettega, Antonioni, Causio, Collovati, intercetta Janssen, riprende Causio che però entra a gamba tesa, calcio di punizione per gioco pericoloso in favore degli olandesi. Viene in avanti Van Crai dopo aver ricevuto la punizione di Billy van de Kerkhove. Ha fermato Cabrini, poi Tardelli, Collovati, Antonioni. Apertura verso Tardelli che va in avanti dallo stesso punto da dove ha ottenuto il calcio di rigore. Questa volta l'intervento è abbastanza netto ma è sulla palla. L'ha effettuato Fort Vliet. Lungo lancio verso Wildschut che si libera sulla sinistra, su di lui va Schirea. Fallo di Schirea che ostacola irregolarmente l'avversario, calcio di punizione in favore degli olandesi, si gioca il 24esimo minuto del primo tempo con gli azzurri in vantaggio per 2-0. La punizione a sorpresa di René van de Kerkhove non sorprende Zoff, il cui rinvio va a raggiungere Oriali. Rossi, Oriali, travolto Oriali dall'intervento di Rep, due a zero per gli azzurri dopo meno di mezz'ora di gioco, un punteggio che appare nettamente meritato anche se le lodi che possono essere rivolte alla nostra squadra possono essere attenuate alla scarsa consistenza della squadra olandese che finora veramente non ha fatto vedere niente.
parziale giustificazione di questa iniziale scarsa prestazione dei nostri ospiti c'è il fatto che in Olanda il cattivo tempo ha fermato campionato e attività per parecchio tempo. È stato commesso un fallo, uno scontro in area di rigore su Tardelli, il quale sta rientrando in campo, mentre il suo guardiano, Peters, si è spostato in avanti, ha offerto la palla a René. Ecco il cross di René, Scirea di testa in faro laterale. C'era stato uno scontro fra Billy, Van de Kerkhove e Tardelli in area di rigore. Tardelli ha avuto la peggio, comunque vi dico subito che non inquadrati, i due si sono già stretti la mano. Questo cross di Jansen, colpo di testa di Cabrini, Causio Cabrini. Causio. Rossi sulla fascia sinistra del campo, al centro c'è Bettega. Ecco il cross. Bettega, Causio e Antonioni si erano liberati in aria, ma il cross di Rossi non li ha raggiunti. René, Billy, Van Trai. Portvliet. Ha cambiato con Peters. Ancora Portvliet, cross del terzino, Scirea con il petto in calcio d'angolo ed è il secondo corner in favore degli olandesi. Gli azzurri ne hanno battuto uno. Ha battuto Peters, colpo di testa di Bettega, poi allontanato Tardelli ma riprende Jansen. Portvliet. Rep. Portvliet, il lancio è sul rep, esce bene Scirea che aveva intuito il triangolo degli avversari, allontana, su Rossi è intervenuto in scivolata Peters. Bettega, Van Crai, Billy, attaccato da Rossi e Tardelli, si libera della palla verso il lontano portiere, Van Crai, il gioco è fermo, c'è un calcio di punizione per un fallo su Peters, lo ha commesso Scirea. Van Crai, Rep, Scirea, Oriali, Bettega, ha ripreso Billy Van de Kerkhove, questo è René Van de Kerkhove, scatto di René in lotta con Gentile e palla sul fondo. Adesso alla mezz'ora del primo tempo. 2-0 in favore degli azzurri. Tutto è sembrato persino troppo facile. Van Crai ha ricevuto da René Van de Kerkhove, si avvicina alla nostra area di rigore. Kist. Peters, apertura sulla destra dove c'è il libero Portvliet che mette al centro un pericoloso pallone, ha liberato di testa Collovati, l'azione riprende ancora con un lancio su.